C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Oggi potrebbero laurearsi i campioni, ma bisogna vedere anche... Ed evita il gol! Dire tu. Cristiano Biraghi. Occhio al traverso. Tocca con la testa! Un altro colpo di testa, un altro errore. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. C'è il cross. Ecco il tiro! E c'è il gol della Fiorentina! Un gol importantissimo che adesso devono gestire. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Chiesa realizza la sesta rete stagionale. Occhio alla conclusione, la mette dentro, la Sampdoria ha pareggiato e non poteva mancare un'occasione del genere. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Janto batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Dentro il pallone, teso, pericolo! Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi! Quagliarella! Riesce ad intercettare. Va al tiro! E c'è il gol della Fiorentina! Una grande partita oggi. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Biasa realizza il quarto gol stagionale. Benassi si fa avanti sulla corsia di destra, crossa il pallone, c'è il tiro e ha provato il gran numero. Ci ha provato in acrobazia, probabilmente non poteva fare di meglio, queste giocate difficilmente riescono. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo, un primo tempo di grande calcio con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Si parte per la seconda frazione di gioco. Si avvicina alla porta. Simeone! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Le sue capacità fisiche sono straordinarie. Non ha segnato in questa occasione, ma ha dimostrato la sua pericolosità. Vuole la profondità. C'è il tiro.
Finalizzazione decisamente infelice. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Colpisce il pallone! E c'è il gol della Sampdoria! Un altro gol! Adesso sono in parità. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Vediamo se c'è un guizzo finale. Prova la giocata nello spazio. Cerca il tiro! E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Cerca spazio. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Palla che resta in aria. Qui cercherà il tiro. Sì, è entrata! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa! È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. E sicuramente questa squadra sognava un finale diverso. I giocatori hanno dato tutto, ma non è bastato. Che partita si è giocata oggi, Luca? Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti. E non hanno saputo recuperare. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Risultati e classifica. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico.
Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Nella gara di oggi terrei d'occhio Douglas Costa, un giocatore che con la sua velocità può fare davvero la differenza nella tre quarti avversaria. È molto abile nel dribbling grazie al suo fantastico controllo di palla nello stretto. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Eccoci, si comincia. Prova il filtrante. Cerca la profondità. Da lì può... Occhio al tiro! Sì, rete! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Douglas Costa realizza il quarto gol stagionale. Vuole la profondità. Pallone filtrante a superare la difesa. E passa! Costa! Cristiano Ronaldo! C'è il colpo di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Pronto al tiro! Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Prova Matuidi. Può colpire! La sfera entra in porta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Can realizza la sua seconda rete in questa stagione. Se ne va. Crossa il pallone a centro. Salta e colpisce di testa. La palla è dentro. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Bello il cross, ottima conclusione. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Piazza. Batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. È stato un bel primo tempo, un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Prova a salire in aria. Sì, è gol! La Fiorentina pareggia. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Khedira apre il conto dei gol per questa stagione.
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mandzukic! E la palla entra in rete! Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Prova a passare con un pallone profondo. Colpisce il pallone e c'è la rete. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Ultima chance per loro. Può concludere. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Non credo che i giocatori oggi possano essere felici. Tornano a casa a mani vuote. L'augurio è che possano imparare presto la lezione e soprattutto cambiare atteggiamento. Che partita si è giocata oggi, Luca? Perdere contro i propri rivali storici è sempre doloroso. Ora devono riflettere sugli errori e aspettare il prossimo derby per prendersi la rivincita. Siamo ai saluti finali. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Marek Hamsik. Lo slovacco non solo è una continua fonte di gioco, di suggerimenti e assist, ma è bravissimo negli inserimenti e segna spesso dei gol molto pesanti. Credo che avrà un ruolo fondamentale in questa partita. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. È un grande riflesso qui. Ci prova di nuovo e c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente con i tempi giusti.
ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Verdi porta a casa la terza rete della stagione. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del... Qui deve tirare! Ha sprecato una buona palla. Una manovra offensiva impeccabile Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Milik cerca spazio. Allan beffa l'estremo difensore. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. E questa era davvero imparabile, un proiettile. L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Allan batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Diawara. Può andare, qui cercherà il tiro. Non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Khedira. Krosdik cerca il tiro e ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Chissà cosa gli passa ora per la testa, errori come questi lasciano sempre il segno. Occasione da rete, altra chance, poteva essere il poker, il quarto gol. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. La mette sulla sinistra. Prova il filtrante. La mette in profondità per il compagno. Non c'è tiro! E il palo salva il portiere. La Fiorentina può ancora effettuare un cambio. Se ne... Occhio al tiro! Ottima parata del portiere! Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Cross di Khedira. Gran colpo di testa! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E l'arbitro chiude qui la partita. Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Una vera disfatta per loro. Avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie a te, Fabio.